Posso chiedere un'altra cosa? Vi è mai capitato di intercettarvi con altri sommergibili inglesi? Sì, eravamo sotto Malta, sempre col Platino, abbiamo fatto immersione da un quarto d'ora appena e quindi eravamo ancora in fase di discesa alla profondità, eccetera. Ci è passato sulla verticale un motore elettrico, non poteva essere che un altro sommergibile e siccome aveva come direzione Malta, era certamente un inglese. Un'altra volta ci siamo incontrati con un sommergibile sotto Creta. Noi siamo partiti dall'attacco, ma questo ci ha visti, evidentemente non era pronto, si è infilato sotto. Sono le uniche 2 volte. Però quando abbiamo fatto una riunione internazionale a Portsmouth, Sì. vi ricordate che ci fu il prete, che era un ex ufficiale di Marina, che raccontava la stessa cosa, che lui si trovava sul sommergibile, che aveva visto un altro sommergibile e che però si erano infilati. E siccome la zona era quella, molto probabilmente era lo stesso. I casi della vita. Scatoletta di carne, Ah, può essere ecco, a divertente. proposito della vita quotidiana sui sommergibili, in tempo di guerra, avevamo naturalmente i viveri in scatola, della Cirio, era la migliore ditta italiana di cibi in scatola. E sempre col vecchio Manara questo succedeva. E in un momento, ora di preparare i cibi, il cuoco comincia ad aprire le scatole di carne e non si rende conto che una scatola era un po' gonfia. Quindi appena aperta la puzza, la cosa è stata una cosa. Io ero in guardia di manovra, ero ufficiale in seconda della Manara, chiamavo, sento urla verso prora. Allora, uno era già svenuto, perché non era una cosa, la carne putrida era una cosa tremenda. Poi eravamo in immersione già da un po' di tempo, quindi già il fisico non era. Allora vieni a coda periscopica, vedi che non c'era nessuno, veniamo su in pieno giorno per cambiare aria, perché non se ne poteva più. Vabbè, questo era uno degli inconvenienti. Ammiraglio, mi raccontava che ha avuto parte fondamentale nell'arrivo dei Sauro dopo i Toti in marina. Ah, certo, allora se lo ricordo. Dunque, i primi sommergibili nuovi, cioè costruiti dopo la guerra, sono stati i tipi. Io in quel momento lì ero comandante del gruppo sommergibili. E naturalmente quando ci sono costruzioni nuove, lo Stato Maggiore manda ai comandi interessati una descrizione delle caratteristiche di questi nuovi sommergibili, eccetera. E noi ci siamo resi conto che questi sommergibili erano troppo piccoli, che portavano quindi inconvenienti anche per la durata della missione, eccetera, eccetera. Ottimi per l'addestramento in tempo di pace, infatti erano quasi invisibili. E qualche comando se ne era innamorato di questo aspetto, ma questo va bene in tempo di pace, in tempo di guerra non era un accenno. E allora, già in quel periodo là, io come Marico Somma espressi l'opinione contraria alla costruzione di questi sommergibili. Però ormai avevano dato già il via con i contratti, eccetera, e costruirono i famosi Toti, Pagliolini. Ottimi sommergibili senza dubbio dal punto di vista del battello in sé. Quando poi io sono tornato da ammiraglio a comandare i sommergibili negli anni 70-71, nell'estate ci fu la visita del capo di stato maggiore, che era allora l'ammiraglio Roselli Lorenzini, sommergibilista della guerra, che ha comandato il Cagnero, che venne a illustrare a noi quali erano i piani di nuova costruzione, eccetera. E rivolto a me, che ero il comandante dei sommergibili, adesso abbiamo deciso di fare altri 9 tipi Toti, un po' più lunghi, cioè un paio di metri più lunghi, eccetera. Saranno gli ottimi sommergibili. Allora io alzai la mano e dissi: ammiraglio, mi dispiace, ma noi sommergibilisti siamo contrari, perché eravamo già stati contrari all'inizio, soltanto che la nostra. La, 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 il nostro
giudizio è stato richiesto troppo tardi. Allora il comando rimase un po', l'ammiraglio rimase un po' così, disse, va bene, allora ci vedremo a Roma. E lui organizza una, dopo un mese, organizza una riunione di tutti i comandi di sommergibili. Stava grande di dei direttori di macchine, degli esponenti di una nave accostabile. Di Stato operazioni. A Roma c'era. Sotto capo il sottomaggiore De Giorgi, sì. Che non me l'ha mai perdonato. e allora facevo questa riunione perché lui voleva sentire il parere di tutti, perché non voleva, essendo lui un sommergibilista, far pensare che potesse favorire il sommergibile in un'altra maniera, eccetera. E allora mi manda, arriviamo a Roma, facciamo questa riunione. Prima della riunione mi chiama in ufficio e chiama poi uno per uno tutti i vari numeri uni dei reparti eccetera, per sentire la loro opinione. E io con gran meraviglia io vidi che davano tutti ragione a me, per cui dissi, ma è mai possibile? E allora facciamo questa riunione, cui partecipava anche la mia e si rese conto che era meglio cambiare. E allora io mi proposi di adottare un progetto che già era sulla carta, perché c'era l'allora comandante, cioè era, allora c'era ancora il colonnello di Genovano, c'era ancora Ruzier, aveva preparato un progetto per un sommergibile in ambito NATO, che manca per la posta andava bene per le nostre esigenze. E così sono nati i Sauro, cioè i miei sommergibili. Un'ultima domanda, poi dopo la lasciamo libera. Il racconto della mina in coperta. Ah. Dunque, perché per mare noi dovevamo combattere anche con le mine vaganti, soprattutto nel canale di Sicilia, che era minato e bene, perché ogni tanto quando c'era mare avevamo l'obbligo anche di segnalarle, nonostante che fosse proibito segnalare quando proprio non era necessario, noi gli avvistamenti delle mine eravamo obbligati a trasmettere, perché era pericoloso. Teoricamente la mina, quando si stacca dall'ancoraggio, non è più attiva, cioè anche se si va a urtare uno scafo non scoppia, va bene? Ma questo in teoria, perché se la ruggine fa i suoi effetti, quindi poteva essere pure bloccato il meccanismo che impediva, quindi era sempre un pericolo, evidentemente. E allora una sera, all'immersione notturna, io con il nostro uomo saliamo in lancia, era consuetudine che ufficiale seconda, il nostro uomo venivano in plancia, ognuno col suo binocolo, io guardavo verso prora, nel caso lì, lui guardava verso poppa, spalla a spalla, e vedevamo se c'era qualcosa per segnalarla a comandante. Nel momento sento la voce un po' tremolante del mio nostro uomo, capo Calabria, ancora me lo ricordo, calabrese, puro sangue, e qua mi dice, signor tenente, ci abbiamo due valvoloni, il valvolone è un rigonfiamento, cioè sotto il quale c'è la valvola per aprire e chiudere. Per aprire. Vedi quella protuberanza lì. Per aprire e chiudere la valvola dei gas di scarica, no? Sì. Quando è in superficie è aperta, quando siamo in immersione è chiusa. Allora abbiamo due valvoloni, io mi giro di scatto e vedo, naturalmente c'era mare, quindi c'erano le ondate che ogni tanto passavano. Una mina che era tra il valvolone e la torretta, che oscillava leggermente. Dice, avevo avuto mai paura? Io non lo so se ho avuto paura o che. Siamo rimasti paralizzati, perché che vuoi fare? Non si poteva nemmeno pensare di fare qualche cosa.
Per fortuna un altro monte è arrivato e graziosamente, come me l'aveva portato, me l'ha rimessa in mano. E poi dicono che uno si rizzano i capelli. Infatti se ne sono andati altro che rizzo. Insomma.